Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? Ho ciò che fa per te. Studio medico Dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, tecar ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico Dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 1608. ferronigino60@gmail.com. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Pillole di saggezza grazie al dottor Gino Ferroni. Oggi parleremo di in forma senza sacrifici. Un grazie va a Veronica, l'assistente, e ad Elena Pallini, personal trainer. Eccoci di nuovo con la nostra Giada, perché parliamo in forma senza sacrifici. Perché in questo periodo mi sono arrivate 3 o 4 persone, ecco perché ho preso spunto per questa piccola trasmissione, una ragazza, altezza 1,58 m, 81 kg, è venuta, ha fatto 25 sedute presso un centro di estetica spendendo una certa cifra e non ha ottenuto nessun risultato. Un'altra ragazza, altezza 1,78 m, 64 kg, 20 sedute, una spesa anche lì non indifferente. Alla mia domanda, se avevano aggiunto altri trattamenti, niente dieta, niente palestra, uno stile di vita assolutamente non modificato. Ho preso lo spunto e ho chiamato Elena, che è venuta qui da noi a gennaio di quest'anno, un peso intorno ai 65 kg. Lei ha fatto delle gare, quindi il suo peso era 57-58, ottobre e novembre ha dedicato un po' del suo tempo per prepararsi, per diventare istruttrice di fitness, ha abbandonato un pochettino sia lo stile di vita e sia anche un pochettino trascurato un po' l'alimentazione, la palestra andava un po' di meno e aveva raggiunto il peso dei suoi 60-65 kg. Mi ha chiesto una mano. Lei è disponibile a rispettare le mie indicazioni, che sono state molto semplici. Nello studio, seguita da Veronica, abbiamo fatto un programma di una seduta a settimana, alternando l'LPG, le onde d'urto, la radiofrequenza, ma solo una volta a settimana. L'unica accortezza è che lei è stata sempre precisa e ha sempre fatto queste sedute. Poi è ritornata in palestra. Lei sa già la sua attività aerobica, come deve fare il tapirulando, però è stata aiutata dal personal Fabio Fioriti, che l'ha seguita e l'ha anche tirata un pochettino nei momenti più difficili. Un'ora, due volte a settimana la palestra. Ha fatto un po' di dieta chetogenica, ha modificato un pochettino il suo stile di vita, quindi chiaramente il riposo in questo periodo è molto importante, bibite gassate non ne ha più toccate e lei stessa adesso ci dirà oggi come si trova, se è stato difficile questo percorso e quant'è prima di tutto il tuo peso oggi. Oggi peso 59 e mezzo circa. E ho rispettato un'alimentazione corretta, con allenamenti adeguati e in più le sedute qui e in piena forma. Sacrifici particolari, fame? Sì, ma tutto sopportabile, insomma, sono cose che si fanno per raggiungere l'obiettivo. Veronica, ha sempre rispettato gli appuntamenti, ha dedicato del tempo? Sì, 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 assolutamente sì, ha sempre rispettato gli appuntamenti di una volta a settimana. Ecco, queste sembrano sciocchezze, Giada, queste sono cose molto, molto importanti. Perché se mettiamo tutto insieme non si può chiedere a una paziente di perdere 6 kg solo con l'alimentazione, solo andando in palestra un'ora tutti i giorni, sono obiettivi che naturalmente lasciano insoddisfatti. Quando io mi sono trovato questa ragazza 1,58 m, 80 kg, 25 sedute,
avevano promesso un calo in 3 mesi di 15 kg, rimango un pochettino esterrefatto. Punta un attimino la telecamera, come puoi vedere anche Elena, non andiamo a nascondere niente, i risultati ci sono, sono reali e tutti questi sforzi non mi sembra che ci siano, stati, insomma. L'importante, ecco, non farsi prendere in giro, non andare, anche il consiglio che do alle donne o a chiunque, quando promettono troppo, fuggite da quel posto dove promettono troppo. Quando uno specialista, un medico, un collega o chiunque promette un calo oltre al 20% del peso corporeo in 2 o 3 mesi, i risultati molto spesso sono deludenti. Risultati semplici, nel tempo, con qualche sacrificio c'è, ma non più di tanto. Andare in palestra tutti i giorni per un'ora non serve a niente. Fare un'alimentazione a 1000 calorie al giorno per 3 mesi non serve a niente. Mettere tutto insieme ci dà la possibilità di raggiungere ottimi risultati, come vi abbiamo potuto ben dimostrare. È un caso emblematico, abbiamo scelto un buon caso, chiaramente non tutti ci danno quei risultati così positivi, però la percentuale è più alta che non una semplice metodica. Penso di essere stato chiaro nei pochi minuti che questa Giada mi concede, che stringe sempre il pugno, non so perché, però ecco, ora vi saluto e grazie per l'attenzione. Grazie mille al dottor Ferroni, ad Elena Pallini e a Veronica. Vi ricordo che lo studio del dottor Gino Ferroni si trova in via Firenze numero 51 a Bastia Umbra, Perugia. Telefono 075 800 16 08, cellulare 335 43 45 84. Il centro estetico Progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351.